in balia delle onde, in questo su e giù che però non fa grandi danni, anzi, a dire la verità, non smuove praticamente nessuna acqua. Sembra un po' Bitcoin essere un bagnante sulla riva del mare che prende le onde, ma alla fine non cambia assolutamente niente. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Bitcoin Monday, oggi lunedì, e tra le altre cose anche un lunedì dove possiamo dedicarci un po' a fare un'analisi alternativa. Perché? Perché in pratica la scorsa settimana è successo tanto e non quanto, direi, a dire la verità, poco. A livello settimanale si è andato infatti ad creare un po' quello che di cui vi avevo parlato a inizio settimana, proprio nel video di lunedì Bitcoin Monday della scorsa settimana, ma Bitcoin ha voluto fare anche di meglio, cioè annullare completamente il segnale della Evening Star che si stava andando a creare, di cui vi avevo ampiamente parlato ed era pericolosissimo. Lo ha annullato dopo aver fatto un fake breakout della parte bassa e aver toccato il livello di supporto numero 1 di cui vi avevo parlato, e il livello di supporto numero 2 quasi, vedete, ci è andato vicino, ma ovviamente volendo recuperare un po' tutto non c'è neanche arrivato. Dopodiché, chiusura superiore al minimo della Evening Star, nulla di fatto, e questo nulla di fatto in pratica è anche visibile in maniera nettissima da questo grafico, il grafico lineare. Ragazzi, guardate, il grafico lineare vi annulla completamente tutto, vi fa capire che siamo fermi da 3 settimane. Non so se l'ho già detto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Bitcoin Monday. Oggi molto bella questa fase, perché è anche estremamente importante, in cui, ok, fase di apatia, pre-Pasqua di solito è così, perché la settimana pasquale è il weekend molto lungo di tutti i mercati finanziari, anche quelli istituzionali, quindi abituatevi, perché da giovedì prossimo, venerdì circa, in pratica i mercati sono chiusi fino al martedì, quelli di tutto il mondo, insomma, i più importanti, e quindi in sostanza poca roba. Però attenzione, perché Bitcoin in quegli ambiti lì è spesso un po' rotto le scatole, perché ha girato con poi manovre manipolative, eccetera. C'è da dire che comunque dall'avvento degli ETF di Bitcoin questa cosa si è un po' andata a modificare. Allora, incredibile, molto bello il recupero settimanale. Quali sono i nuovi livelli di questa settimana? Qual è il grafico più importante che voglio farvi vedere, di una visione ciclica un po' più alternativa e diversa, che ci trasporta verso luglio prossimo? E secondo me è già un quadro che possiamo iniziare ad avere. La questione del ciclo mensile è tutto in questo video. Lasciatemi mi piace se ancora non l'avete fatto, ovviamente iscrivetevi al canale, e io parto come sempre con una cosa importante, proprio importantissima: lo sponsor di oggi. Quando navighi sul web e soprattutto quando fai uso di log di accesso nel settore delle criptovalute, è importantissima la protezione dei dati, e in questo contesto è importantissima anche l'utilizzo di una VPN. Penso che noi amanti, insomma, del settore delle cripto sappiamo perfettamente che cosa significa avere dei bug o essere hackerati, eccetera. Quindi in questo contesto la protezione dei dati è fondamentale. NordVPN, leader veramente gigantesca, azienda mondiale gigantesca, ci viene incontro da questo punto di vista, non solo nella protezione dei dati, perché è un ecosistema di cyber security gigantesco, ma anche in altre questioni. Per esempio, una di quelle che spesso si sottovaluta anche nel settore delle criptovalute è proprio questa funzione di NordVPN, cioè la threat protection. Che cosa fa? In sostanza, quando si va a navigare su tutti i siti pericolosi e su quelli che sono zone del web che possono essere rischiose, in questo caso c'è un blocco, per esempio, a livello di questa navigazione. Poi protegge anche i file, per esempio quelli scaricati, andandoli ad analizzare per verificare se ci sono malware, eccetera. Questa cosa nel settore delle criptovalute, ragazzi, tra i migliori di scam. A proposito, sanno anche i miei scammer dalla mattina alla sera
che continuano. Io ho i canali tutti ufficializzati con la doppia spunta blu lì, quel che sia, perciò chi vi scrive a nome mio è sicuramente uno scammer. Non ve lo dimenticate, in questo caso non scaricate nulla, vi fanno scaricare ancora anche delle cose, controllatela con NordVPN, ci sta la Threat Protection che vi aiuta. Allora, c'è una super offerta che è iniziata dal 20 di marzo, perché oltre a quella che è l'offerta principale, l'offerta di base di sconto di NordVPN, se cliccate sul link che vi lascio in descrizione avete, oltre a questo sconto del 71%, 4 mesi gratuiti e 30 giorni di prova su quelli che sono gli abbonamenti di natura biennale. Allora, c'è intanto i 30 giorni di prova con soddisfatti e rimborsati e poi un mese gratuito in più oltre allo sconto già presente in offerta, vale solo dal link che vi lascio in descrizione, ragazzi. Quindi push se vi serve la VPN e non sbagliate di certo. A proposito, poi ci stanno altre funzioni, magari ne parliamo in un altro video. Allora, parliamo ora della questione legata, tralasciando ciao Nord, intanto all'analisi di quelli che sono le notizie legate al calendario economico. Eccolo qui, ragazzi, stavo chiudendo tutto. Calendario economico, le cose più importanti della settimana, vado veramente veloce. Giovedì 28 marzo, il PIL degli Stati Uniti atteso in leggero ribasso, quello del quarto trimestre non annuale. Può avere effetto sì se è molto più basso di questo qui, perché dimostrerebbe un rallentamento del sistema economico e quindi una possibile fase recessiva. Nell'ultimo FONC la Banca Centrale Americana ha dichiarato che non si aspetta l'hard landing e mi ha spaventato questa cosa, perché l'anno scorso se lo aspettava e quindi io dicevo no, non c'è, ci sarà il soft, adesso si aspetta il soft, quindi io dico di scappare, scappiamo, no? Allora, sbagliano anche loro, ragazzi, e sbagliano anche molto spesso, per questo vi fa capire come è veramente difficile, no, fare l'analisi dei dati di natura economica dei mercati. Comunque, detto questo, giovedì possibile volatilità se la dato del PIL non è conforme al previsto. Se è conforme o al previsto o è 3% o 3%, cambia poco, non succede niente, ci sarà il rumore così che oscilla, a meno appunto di situazioni gravi non succede niente. Le altre giornate non mi sembrano gravemente volatili, diciamo in fasi di volatile che possono indicare un po' di volatilità, tranne il discorso di Powell, che però dovrebbe ripetere essenzialmente quello che è già detto, cioè tutto fila liscio e insomma stanno attendendo un dato per ridurre i tassi di interesse. Tutto questo è quello che è stato detto. Allora, passiamo a guardare il primo grafico di oggi, il grafico della fase ciclica per quanto riguarda Bitcoin. Andiamo ad analizzare la questione del ciclo mensile, poi passiamo a tutto il resto. Allora, questione del ciclo mensile per quanto riguarda questo dato qui, c'è stato un minimo rilevante il mercoledì 20. Ora, questo è un minimo particolare perché intanto è stato recuperato velocemente dal mercato e teoricamente non ha lasciato la naturale fase di conclusione del mensile che doveva essere intorno almeno ai 30 giorni. Non è anomala che il mercato non faccia mensili da 30 giorni, ragazzi, perché l'analisi ciclica vi dà un'indicazione di massima, però non sta lì a puntualizzare, neanche così si fa l'analisi dei mercati, perché sostanzialmente insomma è stato dimostrato, c'è molto rumore di fondo nei mercati finanziari, quindi analizzarli in maniera puntuale e precisa è un errore, perché non è possibile farlo. I mercati sono rumorosi e hanno molta quantità di distorsione dei dati anche del passato, perciò bisogna abbracciarli, io dico sempre abbracciarli, no? Se vogliamo comprendere effettivamente che cosa può succedere, bisogna capire il gioco a cui stanno giocando piuttosto che andare a vedere i fake break, eccetera. E questa è una scoperta interessante, un po' una caccia al tesoro, un po' un rebus, no? Da andare a risolvere, la cosa più bella di tutte, no? Trasformatevi un po' in un Sherlock Holmes dei mercati, direi così. Allora, 26 giorni bastano, sì, teoricamente, se stiamo facendo una cosa che vi mostro in questo grafico. Vediamo se ho beccato il grafico giusto, dove sta? Eccolo qui, se vi mostro in questo lo chiudiamo, ci sono dei grafici doppi. Allora, eccolo qui, ve lo mostro dopo. Allora, altrimenti questa struttura ciclica che è appena iniziata
il mercoledì scorso, teoricamente può durare una settimana barra 10 giorni e quindi dovrebbe andare all'interno di questa settimana a creare una fase di doppio minimo. Allora, scenario doppio minimo, se fa un doppio minimo in questo modo e non lo fa oltre i 10 giorni, già 10 sono tanti, quindi dovrebbe farlo entro, secondo me sarebbe meglio giovedì di questa settimana, allora in quel caso entro giovedì farei ricadere questa struttura attuale nel ciclo mensile precedente. Ed è importante questa cosa, perché da lì si potrebbe poi tentare una fase di ingresso per operazioni di breve periodo, una decina di giorni, sulle eventuali inversioni di trend. Non a buy the dip, lo ripeto, ma ad inversione di trend. Questa cosa a buy the dip non si può fare. Se la fate in questo caso, mettete stop loss, ragazzi, perché dovete avere strategia. Ovviamente se siete in grado di fare la buy dip è più profittevole, però c'è anche tanto rischio dietro, quindi non vi dimenticate queste cose. Dopodiché, in questa fase qui, se andiamo oltre questo lasso di tempo, allora il mensile corto è stato chiuso su questo minimo di mercoledì e a quel punto ovviamente ci sarebbe una view alternativa da andare a valutare. Come si può andare a valutare? La vediamo appunto in questo grafico tra pochissimo. Volevo farvi vedere però, prima di passare all'ultimo grafico, anche questo grafico qui, cioè il rapporto tra Ethereum e Bitcoin, che da un po' non stiamo guardando. Il rapporto fra Ethereum e Bitcoin è sostanzialmente immutato in una barra di congestione molto lunga dal novembre del 2023. Sono veramente tanti giorni, perché sembra poco, ma sono tanti giorni. Allora, nulla di fatto per la regina delle cripto, 140 giorni di oscillazione, rumore di fondo, ma sostanzialmente, guardate qui, è una fase di range intorno a un prezzo medio. In pratica continua a essere conveniente o migliorativo l'investimento in Bitcoin rispetto alla regina delle cripto dal dicembre del 2021. Sono passati 2 anni e 3 mesi è una cifra enorme, ragazzi, 2 anni e 3 mesi in cui investire su Bitcoin è stato meglio dell'investimento su ETH. Quindi avere ETH in portafoglio non conveniva. È anche vero che gli ETH possono essere messi in stake, ma lo stake non compensava in nessun modo questa fase ribassista. C'è da dire che però nell'ultima fase invece, degli ultimi giorni, questa barra di congestione potrebbe essere ancora intesa come una parità. Quindi in questo caso detenere Bitcoin ed Ethereum sarebbe ininfluente. Se consideriamo anche lo stake magari di ETH, potrebbe essere migliorativo in questo contesto. C'è da dire che però siamo anche pericolosamente vicini alle zone di minimo. È soprattutto molto probabile che qui sulla struttura del cambio ETH Bitcoin sia iniziato un nuovo annuale, anzi insomma lo darei quasi per certo sul minimo del gennaio 2024, nuovo annuale che se brecca il minimo diventa ribassista, si vincola e durerà almeno 350 giorni circa, che significa che poi questo cambio non avrebbe spazio di crescere fino addirittura alla fine dell'anno. Questo è concettualmente, però ancora non è stato fatto questo break, quindi stiamo parlando ovviamente di prospettiva. Certo, siamo vicini, ragazzi, soprattutto un break del genere me lo aspetto intanto confermato a livello settimanale, ma già a livello settimanale, per esempio, non abbiamo una close ancora sotto il livello, per esempio, della close. Ma ci siamo vicini, perché il livello è qui, quindi bisogna stare secondo me veramente molto attenti soprattutto alle prossime settimane, perché qui si sta chiudendo un ciclo trimestrale. Quindi se questo trimestrale dovesse già virare al ribasso o la ripresa essere estremamente blanda per poi andare a breccare, significa che poi andiamo a fare una cosa del genere per tutto l'anno 2024. Quindi non ce n'è, come si cantava la canzoncina.
Attenzione quindi a due cose: il livello di minimo non deve essere breccato per gli amanti di ETH, seconda cosa, la ripresa del ciclo trimestrale deve essere forte per Ethereum rispetto a Bitcoin, quindi in sostanza tra 1-2 settimane a un'eventuale ripresa dovremmo assistere a una fase molto forte che vada nuovamente a testare quest'area alta, e attenzione perché se fa una cosa del genere diventa ghiotta, quindi occhi monitorati su questa struttura. Se non rompe il minimo, se rompe il livello di minimo, di solito c'è solo una possibilità dopo, ma ve ne parlo con calma. Allora andiamo a vedere l'ultimo grafico della Bitcoin Monday di oggi, vi faccio vedere una visione alternativa dalla intanto questo è il grafico del mio indicatore di eccesso ed ipercomprato che si sta riavvicinando a una zona neutrale, ancora è sul 75 che è un livello non di eccesso ma di diciamo moderato eccesso. Poi la zona neutrale è quella intorno all'area invece 46, in questa zona qui, questa è la zona neutrale. Quando si avvicinerà qui, questo indicatore diventa completamente inutile perché non ci dà più nessuna indicazione, in pratica ci dice che quello che succede succede, non c'è eccesso sul mercato. Qui c'è un moderato eccesso, prima eravamo in una fase pericolosa, infatti ha rallentato il mercato, molto interessante questa cosa da andare a vedere. Dal minimo di novembre si è sviluppata una struttura ciclica che ormai, a meno veramente ragazzi di disastri o cose, insomma crolli improvvisi entro pochi giorni, oserei dire ha una struttura che ha chiuso un ciclo annuale corto intorno al settembre, e da qui è iniziato un nuovo movimento. Un nuovo movimento che probabilmente apparterrà a una struttura ciclica molto simile alla precedente, intorno ai 300 giorni circa, e che quindi porta la sua naturale fase di chiusura verso luglio-agosto dell'anno 2024. Questa zona, se così strutturata, ci indica un'altra cosa: la probabilità che questa fase centrale sia una struttura di ricerca da parte di Bitcoin di massimi di periodo prima della chiusura di questa fase. Attenzione, perché il vero massimo del 2024 dovrebbe avvenire dopo questa fase di chiusura. Dopo, perché dopo dovremmo avere una fase che risale e fa il vero massimo dell'anno 2024. Teoricamente, perché vi dico teoricamente? Perché un inizio fase pre-halving storicamente così non c'era mai stata. C'è la questione degli ETF che non va sottovalutata, che ha inficiato e cambiato i dati del passato. Già i dati del passato vanno analizzati con molta cura, tra virgolette. Adesso con l'avvento di una modifica a livello strutturale della domanda e offerta, equilibrio di mercato relativa appunto all'influenza degli ETF, è stato sbilanciato verso la domanda. In questo momento il mercato sarà ulteriormente sbilanciato lato offerta dopo l'halving. Se la domanda si mantiene, ovviamente avremo una curva di rialzo o di trend molto più simile a quella del 2017, ragazzi, piuttosto che al 2020. Quindi chi di voi non c'era nel 2017, recap di tutti i miei video del 2017, se li trovate, non li trovo neanche io nel canale, sono veramente tanti, vabbè ragazzi, scherzi a parte. Comunque, molto più simile a quella fase. Allora, cosa ci dice questo grafico? Abbiamo avuto dei segnali da parte di Bitcoin, una chiusura molto importante con un ciclo anche ribassista di un semestrale corto il 23 di gennaio scorso. Questo implica anche una fase, una cosa molto bella. Questa struttura potrebbe appartenere a una struttura che fa anche questa un semestrale corto o un trimestrale lungo, cioè 100-120 giorni, per poi poter andare a replicare due cicli fatti così. Cioè non è detto che noi in questa struttura dobbiamo obbligatoriamente avere una fase, diciamo, di due trimestrali, quindi andare a fare in pratica un 140 giorni classico più o meno così, e dopodiché quindi aspettarci la chiusura di questo trimestrale, poi il nuovo e poi la chiusura così. Non è detto che sia un ciclo normale, tra virgolette, quindi teoricamente normale. Potrebbe essere che a causa anche di questa struttura da 130 giorni, ed essendo la struttura sottostante l'altro ciclo, quello maggiore, quello annuale,
più corto del normale, qui potremmo avere una struttura, il mercato potrebbe star disegnando una struttura a cicli corti, anche sottostanti, ma sempre di natura ternaria. In pratica fa così. In questo caso vi ho fatto un po' un briefing per farvi capire questa cosa. Il minimo in questione da 57/60 giorni sarebbe la metà di questo ciclo da 120. In pratica qui sarebbe stato chiuso il trimestrale in questo contesto, e ciò significa che non torniamo a scendere neanche questa settimana. È l'unica strada se il mercato continua a spingere. Trimestrale già chiuso, cortissimo, proprio cortissimo, perché sarebbe appartenente a un ciclo semestrale già di suo corto, appartenente a un annuale già di suo corto e di natura ternaria. Quindi in sostanza, diciamo, un giochino, no, che gli analisti ciclici amano. In pratica saremmo in una struttura del genere, qui avremmo fatto la parte centrale di questa struttura e da qui se ne va per fare la seconda, che poi potrebbe essere neutrale, come in questo modo lo sto disegnando, rialzista ovviamente, insomma, come questo non abbiamo nessun dato ancora, o addirittura poi ribassista, insomma, ma non abbiamo nessun dato, li avremo, diciamo, poi in futuro. Quindi se intanto a me importava analizzare questo discorso, questo minimo potrebbe essere anche il nuovo ciclo trimestrale, se vale questo contesto. Secondo me è facile anche a livello operativo in questo contesto, cioè il superamento di zona $69,000, secondo me lancia un po' il dubbio che lì sia iniziato un nuovo annuale. Il passaggio dei prossimi giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, senza avere minimi e ribassi consistenti, un po' simboleggia che siamo in un nuovo trimestrale e che quindi la struttura ciclica è questa qui. È interessante questa cosa perché a livello operativo lancia anche delle opportunità, cioè in questo contesto chi vuole magari giocarsi la partita del nuovo trimestrale potrebbe dire: io resto long e attendo il superamento di 69, se lo fa sto vincendo con il mercato, sono a cavallo. Oppure dire se invece mi va dietro stoppo, prendo lo stop, però è una strategia ben precisa, ha delineata in maniera molto precisa, ecco, direi così. Oppure chi magari dice: no, siamo ancora nel precedente, sto aspettando una fase di recupero, attende magari la fase di ribasso per questa settimana. Se non la fa, cambia strategia, perché ovviamente dice che aspetto ancora, non c'è più quello scenario, è andato via. Quindi interessantissima questo grafico, secondo me, e soprattutto non ne ho parlato con nessuno ancora, quindi siete i primi a sapere questa cosa. In anteprima ovviamente lo andremo a seguire anche nei prossimi mesi e nelle prossime settimane in Academy, approfondendo tutti i dettagli. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa view, nuovo trimestrale ciclico iniziato qui o ancora noi dobbiamo chiuderlo e quindi siamo in un ciclo normale, oppure abbiamo questo trimestrale, semestrale corto, trimestrale lungo fatto in questo modo, e poi ne abbiamo l'ultimo finale, che sarà quello più tosto, quello dell'eventuale fase di ribassista, eccetera. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e soprattutto buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!